Salve, salve. Mi è stato chiesto di fare un video professionale ed eccoci qui. Facciamo questo video professionale. E, io ho cercato di dire alla persona la quale non so neanche parlare italiano, ragazzi. Quindi, però ecco, io siccome sono bravo a quanto pare con i video, sono anni che semino, ma questi semi non prendono. E però ci voleva un caos, ordine dal caos, no? Sapete cos'è? Ci voleva questo shock. Lo shock è quello che sveglia di solito la persona. A me è servito uno shock per trovare finalmente la verità. E si spera anche che questa situazione che stiamo vivendo comporti uno shock per risvegliarvi dal sonno profondo. E quindi io, perché mi sono vestito così? Perché in realtà se mi presentavo così tutto nudo, diciamo, non era molto bello da vedere. Siccome è agosto, fa caldissimo, anche se sono in montagna e tutto quanto. E siccome volevo dare un messaggio che secondo me di verità, perché qui stiamo cercando la verità e con quella verità poi usarla come arma contro il nostro nemico, diciamo. Il problema è che molte persone non vedono il nemico, nemmeno, perché come è scritto nella Bibbia, Dio dice, e qui due punti, Dio dice, molti se ne vanno, chiudono il video, buonanotte, dice che io renderò ciechi quelli che si pensano di essere intelligenti e aprirò gli occhi di quelli che veramente mi amano. Ed è per questo che la maggior parte delle pecore che sembrano umane ma sono completamente zombie stanno andando a eutanizzarsi da soli, se stanno a ammazzare con le proprie mani, diciamo, con i propri piedi. Ma il problema adesso è che questo è successo perché sono ciechi, diciamo, e questo era scritto tanto tempo fa nella Bibbia, perché chi ci ha creati poteva prevedere cosa avrebbe fatto l'uomo, perché è lui che ci ha creati. Lui ci lascia anche fare perché non vuole interrompere. Lui ti dice, guarda, io ti ho messo nel tuo cuore, tu sai bene da solo qual è il giusto, qual è il sbagliato. What is good, what is bad. Scusatemi, io parlo spesso in inglese, quindi mi esce, non è per fare il figo, diciamo. E quindi se tu a scegliere ogni volta a tutte le persone che abbiamo intorno, ad un certo punto nella loro vita, gli è sempre stata presentata la verità. Ma loro hanno scelto sempre la via più semplice. A forza di scegliere la via più semplice, ci ritroviamo a essere schiavi in questa situazione qua. Quindi, qualunque cosa io dica, siete voi stessi che dentro di voi dovreste avere questa sete di giustizia, diciamo. Di svegliarvi dall'incubo, da questo sonno profondo, dove vi è stato detto che siamo qui per caso, nulla ha senso, non è che tutto il creato è stato creato apposta per te, no, anzi, ti dicono che non lo devi toccare il creato, anzi, sei cattivo che lo stai distruggendo e che stai causando il cambiamento climatico e a forza di respirare stai ammazzando altri esseri viventi. E quindi, qual è la soluzione? Voi volete una soluzione? Subito, immediata! Subito, immediata! La pillola che mi risolve subito la situazione. No, purtroppo no. Come ogni cosa, io non è che ti posso fare i muscoli subito, in un secondo. Serve esercizio. E secondo me, l'umanità ha sempre avuto questa situazione. E
secondo me mai cambierà, nel senso che ci sarà sempre una maggior parte di gente che gli piace sceglie la via più semplice e una piccola percentuale che ha sempre combattuto. Io ho l'esempio dell'Albania, io sono albanese. In Albania, praticamente fino a pochi anni fa, io dicevo ai miei che insieme a me hanno vissuto fino agli anni 90 in Albania, quindi abbiamo vissuto in dittatura, quindi io so cos'è la dittatura, che non era come oggi, era molto meglio. Però io dicevo ai miei: ma come facevate a non vergognarvi di dire al sistema oppure a parlare in giro: ah, ma noi stiamo vivendo in dittatura? Loro non parlavano, come ci sono tante persone oggi che sanno che molti infatti si vaccinano per la paura di non poter fare più le cose piuttosto che il vaccino del virus. E io sto dicendo questo esempio dell'Albania perché praticamente la gente aveva paura da sempre. Se voi leggete la Bibbia, praticamente vedrete che il DNA dell'uomo non cambia, è sempre quello, sempre gli stessi problemi, sempre gli stessi problemi. E per il nostro cervello è più facile scegliere la via più semplice piuttosto che quella più difficile. Penso, io spero che la composizione sia giusta, perché ho messo così al volo le camere, però ho preso un microfono buono. Io avrei, diciamo così, quindi in poche parole così chiudo quello che sta a dire, praticamente l'uomo è sempre stato codardo, sono veramente pochi quelli che hanno le palle. Per esempio, quelli che, come ho detto anche a te, ho dimenticato il tuo nome, Nicola, credo. Molte di questi ribelli di Novax, praticamente il giorno dopo tolgono la mascherina, una volta che stanno tutti insieme fanno tutti i duri. Il giorno dopo hanno paura di parlare con col vicino di quello che pensano veramente. Questa è la realtà. E queste sono le persone che praticamente alla fine, quando per il momento stanno andando, siamo solo all'inizio dell'orrore, secondo me. A un certo punto non ti faranno, ti daranno la scelta fra campo di concentramento oppure prendi la cura come l'hanno preso tutti, presa tutti. A quel punto vedremo il 99% dei Novax prenderanno la cura perché non hanno le palle per affrontare fino in fondo, perché non c'è neanche da combattere, secondo me, purtroppo. Non c'è neanche da combattere perché sono una marea, la marea di merda infinita. Cosa vuoi combattere? Dove vuoi andare? Dove vuoi scappare? There's nowhere to hide. There's nowhere to go. Where do you wanna go? Where you gonna hide? Nowhere, because there's nobody like you. Questo è un film dove dicevano che dove vuoi scappare? Scappare dove? Non c'è nessuno come te. Sono tutti come nel film Matrix, no? Che tu appena ti presenti come una persona libera, loro si trasformano in agenti, no? E ti seguono. Quindi, qual è la soluzione? Secondo me non c'è soluzione terrena. Nel senso, la carne ad un certo punto sarà la loro. Qui la battaglia, secondo me, si tratta solo per lo spirito. Questo è un test che Dio ci ha messo, che siamo una specie di videogame. E se riusciamo a passare bene questo videogame, combattendo i mostri, i zombie e tutto quanto, alla fine c'è un po' di mistero in tutto, nel nostro creatore, diciamo, non possiamo capire tutto. Però dentro di me, tranquillo, la pecora è tranquilla. Però tranquillo, come si diceva a Roma, è morto, inculato. E quindi io, perché ho messo questa asciugamano qua? Un po' per fare tipo Gesù, no? Gesù era così, una persona semplice, ha cercato di dire umile, la persona più perfetta che c'è mai stata su questa terra. Ha cercato di dire bene, di non far male a nessuno, ha semplicemente non obbedito ai potenti. Quindi, quando io vi parlo di Gesù, per esempio, non vi pensate che
che loser, no? Che perdente, no? Che palle, oddio. No, Gesù era, si può dire, il ribelle. Ribelle non è una bella parola, però. Numero uno, diciamo, che era contro, infatti l'hanno fatto fuori, il re lo fece fuori, un po' come fece fuori Socrate, se non sbaglio, perché stava mettendo queste brutte idee in mente ai giovani, alla gente, che poteva mettere in pericolo il mangiare alle nostre spalle dei re. E questo avviene allo stesso modo anche oggi. Si fanno fuori questi elementi, diciamo. Si potrebbe parlare a lungo di questa questione, ma io, siccome mi è stato chiesto da una persona che semplicemente mi ha contattato su Facebook, abbiamo parlato un attimo, lui mi ha un po' incuriosito, non mi sembrava, insomma, il solito, non lo so, ho voluto fare questo. Nel senso, si può andare avanti, entrare in dettagli, però ecco, questo è il video. E come ho detto anche alla persona, la qualità del video non importa. Se c'è voglia di libertà, di ricercare la verità e tutto quanto, puoi anche parlare senza queste belle telecamere che sto usando, bell'audio e tutto. Mi ricordo per esempio che quando io volevo su internet imparare qualcosa, un programma, qualcosa, c'era gente che faceva video in modo schifoso, che non capivi niente, però quando volevi veramente, oppure mi ricordo quando stavo imparando l'inglese, c'erano video di gente che l'audio bruttissimo, però tu stavi lì perché sì, volevi imparare, no? Allo stesso modo, quindi, se voi siete superficiali come la pecora che guarda la superficie delle cose, non il contenuto, eh? Siete già finiti, diciamo. Se voi andate oltre da questo uomo brutto qua con i peli e tutto, si è messo l'asciugamano come un deficiente, eh? Ma guardate il contenuto, beh, insomma, andrete lontani. Io e le montagne dell'Abruzzo, non so per quanto, perché insomma, non avendo il green card, io non potrei nemmeno stare qua. Quindi gli agenti di Matrix potrebbero venire da un momento all'altro e portarmi nella bella gabbia che è Roma, diciamo. Vi saluto e spero di rivederci presto. Cioè, rivederci. Io sto vedendo le due telecamere adesso. Ho messo due perché non si sa mai, una fallisce, l'inquadratura è sbagliata. Siccome sto da solo qua, non c'è nessuno. Basta, ciao.